Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento su politica, economia e attualità realizzata nel centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Oggi con noi in studio il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Vinicio Guasticchi, Buonasera. e la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Carbonari. E approfitterei proprio della presenza di Maria Grazia Carbonari per una domanda che non ho mai fatto nella trasmissione, in quanto non è necessaria la presenza sua o del consigliere Liberati. Parliamo del reddito di cittadinanza, perché questa misura sta per entrare nella vita degli italiani, se ne discute già molto e ci sono anche parecchie perplessità, diciamo su chi lo prenderà, come, perché, e vari problemi all'orizzonte. Allora, facciamo un po' il punto. anche partiamo anche dicendo che cos'è come si applicherà questa eh, misura economica allora questa misura economica come sapete è stato sempre un nostro cavallo di battaglia e come avete visto appunto dopo pochi mesi al governo è stata una delle prime cose che eh, sono state eh, proposte e quindi poi approvate e entrerà in vigore tra a breve eh, per il nostro paese l'esigenza nasce chiaramente dalla Ehm, volontà di supportare tutta una serie di persone che per motivi vari eh, non, sono, non hanno un lavoro o perché l'hanno già perso o perché non riescono a trovarlo. Sapete benissimo che noi abbiamo circa 5 milioni di poveri in Italia e la situazione in Umbria sulla disoccupazione è abbastanza grave, eh, molte sono le persone che comunque eh, a me scrivono, ma penso scrivono a molti altri, avevano esigenza di trovare una risposta appunto a questa difficoltà le difficoltà che incontrano ogni giorno anche per le esigenze più, più semplici semplicemente mettere insieme anche il pranzo con la cena è diventato difficile sappiamo che le mense caritas sono sempre più erano sempre e sono ancora sempre più frequentate da, da persone di que con queste esigenze quindi la nostra volontà è stata quella di dare subito un sostegno, un supporto a queste persone. Eh, sappiamo che eh, occorrono determinati requisiti, comunque quello appunto di essere una persona disoccupata e comunque avere, avere un reddito inferiore alla soglia di povertà relativa che è 780 euro al mese. E infatti il requisito oh, di reddito è di avere un reddito inferiore ai 9.360 euro al mese. Eh, e una serie di altri eh, requisiti. l'anno La, il, l anno. L anno, eh. scusa, La mm, misura eh, è di 780 euro per, un nucleo, per una persona singola che può aumentare fino a 1330 euro per un nucleo familiare. Questa si compone diciamo così di due parti. Partiamo dalle 780 euro. 500 vengono date per le spese comuni. Che devono essere affrontate dalla famiglia, dalla persona e 280 euro in caso di eh, pagamento per il pagamento dell'affitto. Se invece hanno un mutuo, sono 150 euro per eh, contribuire al, pagame, al pagamento del mutuo. È una misura importantissima, poiché anche credo a livello economico, eh, anche nella nostra regione, le 500, supponendo che un nucleo familiare composto da una sola persona abbia eh, 780 euro, una casa in affitto, 280 vanno per l'affitto, le 500 però potranno essere immediatamente immesse nel sistema economico perché queste persone lo, possono utilizzare questa carta, che è una carta appunto tipo un banco delle emesso dalle poste, per eh, fare la spesa e fare eh, tutto il resto. Quindi al di là del fatto di dare sostegno alle persone in difficoltà, noi ci troveremo a breve anche ad avere un riscontro positivo in termini economici per questo flusso di denaro che dovrebbe comunque entrare in circolo e quindi ne sarà, ci saranno beneficiari anche no, le, le aziende che operano sul nostro territorio. Sono previste, ci sono delle criticità secondo alcuni sollevati dal fatto che sì, qualcuno potrebbe no, dichiarare o fare un po' diciamo così, cercare di dichiarare cose diverse da quelle reali. C'è cioè, il problema, del, per esempio, del lavoro nero, no? Si dice, allora, uno non dichiara e ha diritto al reddito di cittadini. Allora, le, come sapete le sanzioni in caso di false dichiarazioni sono molto pesanti perché si arriva fino a sei anni di reclusione nel caso in cui appunto si dichiarino cose false. Mm. Eh, ma ma eh, voglio mutuare una risposta che ho proprio sentito ieri ehm, in televisione. No? Mm, tempo fa, quando è stato approvato l'assegno per gli invalidi, eh, la misura è una misura sicuramente necessaria. Non possiamo, non si può dire non diamo gli assegni agli invalidi perché c'è qualcuno che può fare il furbo e quindi per quel qualcuno non aiutiamo gli altri. No? Quindi io credo che la misura è importante. È necessaria e poi chiaramente sarà nostra cura. Delle istituzioni intendo monitorare, monitorare affinché non ci sia un uso improprio di questa misura. Ehm, noi faremo sicuramente la nostra parte. Spero che i CAF si siano attrezzati per rispondere con efficacia alle domande perché. Mi sono sentita fare delle, delle sollevare delle considerazioni sul fatto che i CAF ancora non sono preparati. E dicono che il fatto di avere la prima casa li esclude dal reddito. Non è vero questo mi raccomando, era la misura precedente che escludeva questa possibilità. Quindi c'è questa differenza? C'è una grande differenza. Bene. Io ho un nucleo di cinque persone che fino all'altro ieri mi diceva siamo disperati. Anzi, forse sette, perché due, mamma e papà, e cinque figli non riuscivano a prendere nulla, neanche 200 euro. Gli ho riscritto, gli ho mandato la misura e gli ho detto ci rientri ora, ma ha detto credo di rientrarci, grazie, grazie infinite perché tutti i giorni andavano alla Caritas, grazie, perché avevano una casa. Eh? È stata ecco. chiarissima nella sua illustrazione, volevo sentire il Presidente Guasticchi se... Sì. È d'accordo con questa misura o se invece eh, contesta questo sviluppo che prenderà l'economia italiana? Perché ormai ci siamo, insomma, questo è l'anno in cui sarà no, realizzato. Do, dopo questo spot pubblicitario uh, di dieci minuti di, di Maria Grazia è, di, è difficile contrastare punto per punto. Io in termini però generali non sono favorevole a queste forme di, di sostegno indirette e particolarmente burocratizzate. Perché Adesso cercavo di seguire le modalità e le, le, diciamo, i limiti di questo reddito di cittadinanza. Eh, oggettivamente, diventa un problema poter fare solo la domanda, perché poi i CAF hanno una preparazione che sappiamo bene, no? non, hanno, non hanno grandi professionisti all'interno per poter seguire tutte, tutte le dinamiche legate ai, al reddito di cittadinanza e tanti altri problemi. Quindi. Prevedo che sarà molto complesso, però al di là di tutto io sono dell'idea che queste risorse potevano tranquillamente essere concentrate per incentivare l'attività imprenditoriale, cioè il reddito è importante che provenga dal lavoro e quindi piuttosto che intervenire con, queste, diciamo, con interventi abbastanza deboli, perché poi parlavamo di 780 euro, ma sappiamo bene che le problematiche legate alla povertà in Italia eh, diciamo, hanno delle sfaccettature abbastanza complesse. Per esempio, l'80% degli italiani è possessore di casa. Quindi oggi la povertà, molte volte è determinata non tanto dalla mancanza di un reddito, ma per esempio dall'impossibilità di pagare un mutuo, eh, la, di fronte alle problematiche legate alla. Mancanza di fiducia dell'Europa nei confronti di questo governo, con l'inevitabile rialzamento dello spread, forse questo a livello speculativo o, o strutturale, però un dato oggettivo viene fuori: che i mutui, i prestiti eh, del, di molti italiani eh, stanno subendo e subiranno un'impennata notevole, quindi mettendo ulteriormente in ginocchio le famiglie. Allora, è un intervento che in termini teorici ci può stare, perché tutto ciò che va ad aiutare la popolazione, secondo me, è ben venga, però è spropositato secondo me la pubblicità e la promozione e le risorse destinate in maniera frammentata a questo progetto rispetto a quello che poteva essere invece un forte eh, contributo per il rilancio dell'economia e delle imprese. Un'altra cosa che non capisco è come mai per finanziare questo reddito di cittadinanza si è tagliato tutto ciò che il governo Renzi aveva fatto per rilanciare l'economia. Ecco, quindi da una parte si toglie dove l'economia può rappresentare un volano, dall'altro si incentiva, io non dico coloro che non lavorano, no? perché c'è fatto anche una speculazione mh, un po' bieca su questo reddito di cittadinanza. Io non penso che ci siano italiani che no, trufferanno per avere questo reddito. Qualcuno ci sarà sicuramente, ma la misura di per sé è troppo blanda e una famiglia con 780 euro, 1330. però se non ha lavoro, se non c'è un lavoro stabile all'interno eh, della famiglia... Ma si deve formare? Ma sì, però parliamoci chiaro, cioè, è una misura prevalentemente pubblicitaria, perché poi quando mi si dice che in sei mesi eh, se viene offerto un lavoro, è quello già, già, già se... 1600. deve essere entro 100 km dall'abitazione, capite benissimo, entro 100 km vuol dire che già uno con, in condizioni economiche abbastanza disastrate diventa un problema, dopo sei mesi la distanza diventa 250 km e dopo, dopo un anno mi sembra non c'è limite, allora mi sembra un po' il libro dei sogni. No? e quindi non ritengo che sia uno strumento che possa realmente incidere sulla necessità di rilancio dell'economia e quindi di, di nuovi posti di lavoro per la popolazione sia cioè dei nostri territori che ovviamente del nostro Paese. E a proposito, adesso mi viene una domanda di attualità perché se ne parla molto in questi giorni e, e ve la faccio così come la fa anche la gente. Si parlava dell'arrivo di Ikea a Perugia, quindi una mega costruzione, un importante cambiamento nella viabilità. Eh, l'assunzione, quindi parecchi posti di lavoro poi i perugini da qualche giorno hanno scoperto che c'è una Ikea a Colle Strada ma non è di quelle dimensioni anzi è molto molto piccola <ride> è molto piccola allora che cosa è successo? che cosa ne pensate? che cosa si deve fare su questo versante? perché insomma c'era una forte attesa e adesso c'è anche un po' di delusione da parte dei consumatori, dei cittadini eh, Guasticchi? allora io sono dell'idea che bisogna smettere di fare politica con i proclami. Quest'Ikea sembrava un qualcosa che avrebbe dato una risposta risolutiva ai problemi occupazionali della regione. Eh, in realtà, Ikea, questo colosso internazionale, è normalmente abituato a, a costruire le proprie strutture in pochissimo tempo, con pochissimi problemi. Anzi, i comuni che ospitano l'Ikea molte volte accelerano in maniera veramente importante tutte le pratiche. E qui si è stati fermi per quanti anni? Cioè adesso un grosso imprenditore internazionale che deve aprire in Umbria, ma l'Umbria è identica a tante altre regioni, è sicuramente meno importante da un punto di vista di appillo economico rispetto a Lombardia, Piemonte o altre regioni. Cioè possono aspettare 3, 4, 5 anni per avere qualche certezza di poter costruire una, una struttura del genere? Mi viene qualche dubbio, probabilmente è stata molto enfatizzata e molto gonfiata questa presenza dell'Ikea. Da alcune informazioni, forse non esatte, sembra che sin dall'origine si prevedeva una struttura non tradizionale, ovvero non dove eh, no, la, la gente può accedere per scegliere e vedere come avviene a Roma, a Milano e in altri centri. In realtà sarebbe stata sempre una struttura per gli acquisti online, quindi di fatto una struttura che non penso avesse potuto eh, dare tutti questi posti di lavoro. Comunque, al di là di tutto, poi un insediamento industriale che prevede una rivoluzione copernicana della viabilità, con problemi enormi legati al, a quello snodo centrale. Quello non è lo snodo per Perugia, è uno snodo per l'Umbria, direi per l'Italia, perché poi alla fine da lì si diramano eh, delle, delle strade importanti. Quindi ritengo, io l'ho sempre detto, perché beh, non bisogna andare dietro come pecoroni a. a ai partiti o ai politici che enfatizzano cose non giuste, ritengo che lì sarebbe stato un, che un insediamento importante, grande, Ikea o non Ikea in quell'area sarebbe stato un serio problema per non solo gli abitanti di Perugia, ma per gli abitanti di tutta la regione. Oggi, dopo questa uh, verità che è venuta fuori e la cosa anche ridicola. No, bisognerebbe anche farci due risate, che da lì con 300 posti di lavoro hanno creato un, una piccola casina di legno all'interno dell'Ipercop con tre dipendenti, quindi il rapporto è 1 a 100, questo, questo la dice lunga su quanto si favoleggia, su quanto si, eh, si inventano storie economiche che poi non arrivano a destinazione e da un certo punto di vista ecco, la delusione è grande. Adesso ho visto c'è una gara per, sulle responsabilità. Questa attuale amministrazione, che ha governato cinque anni, dice che la colpa è della passata amministrazione. Allora, dal, da alcuni politici importanti che ho conosciuto della vecchia Guardia, mi si se, è sempre detto che dopo sei mesi di amministrazione la responsabilità diventa di chi governa. E allora che questo gioco allo scaricabarile, che poi non porta nulla, rappresenta anche la pochezza della politica nostrana. Cioè piccoli uomini con piccole idee e con grandi parole da enfatizzare. Chiarissimo, Guasticchi, Carbonari, Movimento Vai. 5 Stelle su questa vicenda, che è proprio sì, di stretta attualità. Sì, ma aggiungo poco di più perché il mio collega ha già detto tutto. Il problema per la viabilità... È vero che quello è uno snodo importantissimo, il problema sarebbe stato un grandissimo problema, lo è tuttora con Colle Strada, semplicemente con il centro commerciale, oggi è difficile, lo dico io che vengo da Foligno, quindi per quella strada, come molti altri, no? ma quella strada la faccio tutti i giorni, immaginare che cosa ehm, poteva succedere con un centro di quelle dimensioni. Era veramente drammatico. Dal punto di vista, e sono d'accordo anche su un'altra cosa, sul fatto della politica degli annunci. Poi qualcuno forse non lo so, voleva, voleva così ventilare tutte queste assunzioni che potevano arrivare, ma da me si dice che le bugie poi hanno le gambe corte. E nel momento poi in cui eh, si fanno delle politiche di annunci e poi non si dà seguito, bene, eh, ab abbiamo già visto che gli elettori poi chiedono il conto perché eh, siamo arrivati ad un punto in cui non si può più cercare di mentire alle persone, bisogna rappresentare la verità così come è necessario fare. E, e magari trovare anche una soluzione se, insieme. Se invece si nascondono eh, la testa sotto la sabbia cercando di, di, diciamo, di sponsorizzare certe misure che poi invece eh, erano un po' tutta fuffa, personalmente eh, penso che eh, per l'occupazione, ritornando a quanto dicevo prima, la misura del reddito di cittadinanza invece potrebbe essere importante mh, per un motivo, perché alcune le imprese che eh, dovessero assumere gli aventi diritto di queste misure hanno dei contributi che gli vengono appunto erogati direttamente dall'Inps. E io ho sentito alcune imprese che sono ben felici di questo perché chiaramente. Se un'impresa un intanto mettiamoci d'accordo assume quando ha una prospettiva di sviluppo. Allora, se c'è una prospettiva di sviluppo e allo stesso tempo c'è la possibilità per l'impresa di avere un contributo, bene io penso che saranno le imprese che appunto si stanno sviluppando in Umbria. Non sono tutte, c'è cioè quelle che ci sono alcune che sono in piena crescita, altre che sono in stasi, però potrebbero sicuramente assorbire un po' di disoccupazione eh, che. Purtroppo molto grave nel, direi, nel nostro territorio. Politiche di sviluppo senz'altro, ma a me è, sembra che. È su un versante decisamente alternativo a, questa, eh, a questo progetto. Sì. Eh, cambio argomento perché abbiamo sfiorato il tema viabilità, e questo è un tema caldissimo <ride> per la nostra regione. Adesso poi che siamo con un viadotto sul Verghereto chiuso, che sta per riaprire, riaprirà con i sensori. Ma non ai mezzi pesanti e già si prevede quindi le proteste di Confartigianato, Confcommercio, CNA, autotrasportatori e anche dei sindaci. Leggo della Valtiberina, della, eh, tra Toscana e Umbria. Insomma, tanta gente è molto preoccupata per queste misure. C'è anche un po' la psicosi guasticchi da, da, da crollo, tutti a fare le foto della ruggine. Ho la psicosi Guasticchi mi sono preoccupato, cioè, <ride> no, non c'è, no, tranquillizziamo i nostri ascoltatori, la psicosi del viadotto, <ride> psicosi del non viadotto. no c'è sì. un po', no? è un argomento no, serissimo ma, io, ma io, ci si stanno in c'è una psicosi dell'emergenza e della tragedia a livello generale, cioè, oggi diciamo il vero problema di quella vicenda lì del viadotto sul Verghereto non è tanto sulla pericolosità che è stata evidenziata da un procuratore della Repubblica di, di Arezzo, supportata, mi auguro, ma questo non lo so, da una perizia fatta sì, sì. da due ingegneri. Eh, prima di eh, intervenire, secondo me, è necessario anche capire qual è l'alternativa viaria, perché se ognuno fa il gioco personalizzato, per cui dice, allora io ho saputo questa cosa, Metto i miei periti, eh, dicono che crollano, che crollerà il ponte, chiudo tutto quanto, io mi sono salvo. Poi interviene l'ANAS, dice non è vero, i viadotti non sono assolutamente a rischio di crollo. Allora se io vado da un medico e diciamo che gli ingegneri possono essere considerati una sorta di medici generici, quelli utilizzati dalla Procura, poi vado dallo specialista l'ANAS ha tutto da perdere nel dire che i ponti non, non sono a rischio di crollo perché dopo quello che è successo no, negli ultimi tempi e allora a quel punto quando l'ANAS che gestisce il, i viadotti ti dice che non c'è pericolo non capisco perché non si riapre gli interventi sono previsti e qui c'è una psicosi vera del, del capro respiratorio, per cui ognuno ha paura No, di essere colpito e quindi ognuno mette in campo delle difese portate all'eccesso che non tengono conto assolutamente delle esigenze dei territori, del fatto che chiudendo una strada dalla mattina alla sera paralizzi di fatto il flusso da nord a sud. E c'è ragione, hanno ragione i sindaci e anche chi si sta muovendo con, un, con delle class action per chiedere i danni. Perché è non è tanto il pericolo di crollo, che poi a questo punto viene scongiurato perché se riapre la, la viabilità, anche se monitorata, vuol dire che tutto questo rischio di crollo non c'era. Il TIR non eh, può Il TIR no, però... no, ma eh, io dico sempre: costruiamo le alternative. Loro, una battutina, fammela fare, quando a Genova si parlava di costruire la gronda per eh, tagliare il viadotto, per non utilizzare più il viadotto e i viadotti di quella tratta autostradale, i 5 Stelle sono stati sempre fortemente contrari. e Poi dopo il dramma che è avvenuto, probabilmente allora se si fosse provveduto a, a costruire la gronda, ovvero questa variante che non attraversava più Genova, eh, si sarebbe potuto evitare la tragedia, ci sarebbe, perché poi sono cose che... Quindi. Ognuno di noi è vittima molte volte delle posizione strumentali e poco realistiche di quelle che sono le esigenze dei territori, pensare ma ovunque. Non pensare solo. anche all'alternativa prima allora. E Carbonari? Sì, L'alternativa prima era che magari le manutenzioni bisognerà farle, no? Perché noi abbiamo visto che non solamente sulle ferrovie che vanno anche a 30 all'ora perché non sono state fatte manutenzioni adeguate, ci troviamo in questa condizione. Anche in quella strada mi risulta che mancano manutenzioni straordinarie da anni. E allora bisogna ricordare che c'è di mezzo sicuramente un'economia, un sicuramente è fondamentale, ma ci, la, la, diciamo, la, non tagliare eh, diciamo così, la, le vie di accesso alla nostra regione però bisogna anche ricordare che le infrastrutture hanno bisogno di manutenzioni e non si può sempre cercare di ritardare 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 quella strada è stata pensata tanti anni fa e probabilmente il flusso di, eh, straordinario diciamo così eh, dei tir allora non si prevedeva probabilmente no e invece è diventato eh, il mezzo utilizzato principalmente appunto per venire in Umbria da parte dei mezzi pesanti è chiaro: ci siamo passati un po' tutti in quella strada. Quella è una strada, parte anche per le temperature, ma diciamo sottoposta a forti stress. Quindi quella andava monitorata da molto tempo e purtroppo ciò non è successo. Ora eh, mi risulta che. Peraltro consigliere e collega nel 2016 noi avevamo anche presentato una mozione che era stata votata dall'intero Consiglio sul pedaggiamento no, di alcuni tir per evitare appunto che passassero tutti qua e che magari venissero spostati eh, diciamo, nella, nella 1. Chiaramente come in tante altre occasioni le mozioni... Qualcuno dice non si negano a nessuno. Benissimo, non si negano a nessuno, però non si è fatto niente nel 2016. Premesso che secondo me è già una cosa che doveva essere fatta prima. Eh, però il problema grande c'è: quel flusso enorme di tir che passano su quella strada con quei ponti, eh, in qualche modo va monitorato. Ora se riaprono riaprono ah, solo un, una corsia per senso di marcia, se non mi sbaglio, monitorato senza il traffico pesante che sarà in questo momento costretto a passare di là. C'è cioè una qualche soluzione eh, va trovata per evitare che eh, poi succedano delle disgrazie. E sicuramente quella importante è quella di fare le manutenzioni, perché le infrastrutture vanno manutenute, quindi Consigliera, il tempo sta passando velocemente, volevo ancora farvi una domanda a ciascuno ma risposta brevissima. La sua è questa, ha lamentato di essere stata querelata, ma non sappiamo per come, per chi, da chi, che cosa è successo, velocemente ce lo spieghi se può dirci. Sì, velocemente sono querele per diffamazione. Eh, da parte di, di persone, anche esponenti politici del Partito Democratico, politici e lo ribadisco, e anche eh, funzionari politici, contemporaneamente funzionari pubblici, perché ho osato fare il loro nome. E quindi nella nostra piccola regione dove eh, in qualche occasione eh, diciamo i nomi debbono, devono essere ben tenuti, eh, tu, tutelati, parlare pubblicamente, dire che tizio ha preso un, un tale stipendio non si può fare. Allora, eh, in un'occasione assurda non ho fatto neanche, ho fatto un semplice accesso agli atti. Eh, e per questo accesso mi ha eh, denunciato per diffamazione e ho chiesto alla polizia di poter vedere qual è l'articolo di stampa e il o il comunicato Facebook in cui io diffamavo questa persona e la polizia mi ha risposto non c'è comunicato stampa. Uno. Nell'altro caso addirittura... La persona che si ritiene offesa mi chiede eh, non la rimozione del post, qui c'era un post Facebook, ma la chiusura dell'intera pagina Facebook. Quindi eh, a me sembra chiaro che il disegno è che, siccome il canale, i canali social non si possono controllare, chiunque può scrivere, e allora, siccome la Carbonari scrive senza così eh, chiedere permesso. Eh, sarà il caso di farla stare zitta, però quello che non hanno capito questi signori è che nel momento in cui eh, si pongono così nei miei confronti, la mia reazione diventa triplicata. Lei zitta, non ci sta no, no, l'intimidazione: triplicano le querelle. no, no, ma anche nei confronti <ride> loro perché se l'archiviano. Bene, la risposta c'è stata. Eh, Guasticchi, um, ne parliamo sempre poco, ma so che lei è un cacciatore e ha appena chiuso la caccia di selezione. Non allora, è andata and per far perdere i voti, no? Co Come è andata? Lo, lo capite, è terribile. No, è un argomento orgoglio. No, io sono di cui... orgogliosamente un eh, cacciatore e rispettoso della natura e, soprattutto, profondo conoscitore dell'ambiente e eh, di diciamo, tutto ciò che gira intorno all'attività venatoria e alla pesca perché è una passione che ho sempre avuto ed è una passione che va regolamentata a livello legislativo. Quindi le, bisogna anche conoscere prima di criticare, questo ovviamente è riferito a tutti coloro che vogliono demonizzare l'attività la, venatore, che se fatta correttamente porta dei benefici al territorio, perché la selezione naturale ovviamente non esiste più. E quindi i nostri boschi e le nostre... Pianure sono infestate da, da animali predatori, da animali eh, opportunisti come vengono definiti. Anche qui bisogna stare attenti alle parole, se no partono le querele. Una volta io ho, ho usato definire un animale notoriamente nocivo, nocivo, non posso fare i nomi specifico, insomma ho rischiato, ho rischiato grosso. Però voglio, voglio adesso per sdrammatizzare anche, far capire che le, tutto, il, tutto quello che è la regolamentazione e i limiti posti alla gestione della fauna sono regolamentati dall'ISPRA, che è una struttura importante a livello europeo che determina alcune regole ferre. Come per esempio, ed è bene che tutti lo sappiano, le nutrie che sono animali opportunisti e dannosi, l'ISPRA regolamenta... La loro eliminazione fisica che deve avvenire tramite camera a gas, cioè perché eh, poi no, si parla di crudeltà, ma... oppure i corvidi che devono essere uccisi con la torsione del collo. Queste sono le leggi europee che vengono utilizzate per demonizzare eh, chi svolge un'attività venatoria. È una battuta ovviamente è vero questo che ho detto, ma è un modo anche per far capire che poi alla fine demonizzare. Chi svolge questo, questo sport, questa, questa attività eh, appunto, che è molto simile allo sport ed è ma anche molto sensibile alla tutela dell'ambiente, eh, non può essere archiviato con quattro battute come avviene normalmente. Sui post, eh, quando si parla di attività venatoria, bisogna, bisogna stare attenti a non farci vedere con eh, una, un vestito da cacciatore altrimenti sotto arrivano una valanga di offese incredibili che farebbero lavorare molto gli avvocati. Però il nostro ruolo è anche quello appunto di denunciare alcune situazioni, di promuoverne altre anche di subire molte volte le ingiuste ritorsioni dei leoni della tastiera che sono sempre più aggressivi e molte volte non si limitano a, a rispondere qualche poste ma vanno ben oltre. Ho ecco. visto il tema, era interessante. Non so, Molto, potremmo... non so quanti sapessero quello che lei ha detto, io non lo sapevo, non ho mai sentito parlare di queste uccisioni programmate dall'Istituto Europeo che regola la fauna selvatica tramite esatto, camera esatto, a gas. Esatto, esatto. Questa e... è la cosa, una delle cose ridicole che non se ne esistono. sa mai abbastanza. Bene, vi ringrazio. Ne approfittate per fare una comunicazione? Sì, veloce, velocissima, veloce. ultra veloce. Dal 4 di febbraio, ovvero da oggi, è online il sito del reddito di cittadinanza e dal 5 marzo si potrà fare la domanda per coloro che avranno i requisiti. Perfetto, abbiamo chiuso col tema con cui abbiamo aperto la puntata. Grazie per averci seguito e ringrazio i consiglieri Marco Vinicio Guasticchi, Maria Grazia Carbonari.